Il programma è presentato da Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata di Cult Vision, del nostro talk show settimanale di approfondimento. Una puntata molto rilassante oggi, perché parleremo di esperienza dei cammini nella nostra bellissima Umbria, il movimento lento per la scoperta della bellezza del territorio e la ricerca di una nuova dimensione umana. Ne abbiamo veramente bisogno. Vi aspetto qui, non mancate. Negozio Mai, abbigliamento nel cuore del centro storico di Perugia. Da 20 anni facciamo dell'attenzione alle vostre esigenze il nostro tratto distintivo. Vi consigliamo nella scelta dell'abbigliamento per le vostre occasioni speciali o per il vostro quotidiano. Da Maia potete trovare abiti fino alla taglia 46, borse, collant ed accessori per completare i vostri outfit. Ci trovi in piazza Matteotti 42, nel centro storico di Perugia. Potete seguirci sulle pagine Facebook Maia Abbigliamento Perugia e Instagram Maia Perugia. Molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso, che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato.
Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Sì, carissimi telespettatori, oggi vi proponiamo una puntata molto rilassante perché parliamo di esperienza dei cammini in Umbria, il movimento lento per la scoperta appunto della bellezza del territorio e di una nuova dimensione umano, ne abbiamo veramente bisogno. E ne parleremo con il dottor Francesco Mignani, fisioterapista e esperto di discipline olistiche. Grazie, dottore, per aver accettato. Buonasera, Kinga, grazie invito. A te. Mogna Pelafiocchi è presidente dell'associazione Natural Slow Life, grazie per aver accettato il nostro invito, e Fabio Roscini, vicepresidente
l'associazione sempre Natural Slow Life. Grazie a tutti. Buonasera. Di cuore per questa puntata, insomma, rilassante. Grazie, dottor Mignani. Dunque, dottor Mignani, noi sappiamo che lei si occupa di tantissime cose, ma anche di politica. Ma oggi lei ha Calvision in una nuova veste. Ce la può presentare questa sua nuova veste? Torno a ripetere, grazie dell'invito. Non è la prima volta che mi capita di venire in trasmissione e in relazione a questo abbiamo avuto modo di parlare di diverse cose, comunque aspetti salutistici, perché no, anche come accennavi prima, di politica. In questa circostanza, ecco, ho suggerito un argomento che a me e chiaramente agli amici presenti sta particolarmente al cuore, che è quella dei cammini. L'Umbria offre una dimensione particolare per la sua morfologia, per le bellezze che la caratterizza, per una certa condizione anche comunque naturalistica e quant'altro, in cui ci siamo più volte immedesimati, sia singolarmente anche come associazione, per far sì che ci fosse un approccio non solo personale per recuperare una certa dimensione, che è quella poi che in definitiva ci piace, perché fare quello che ci piace è una situazione molto importante, ma anche per far sì che, e quindi ecco la natura del titolo eccetera, ci fosse un approccio completamente diverso, che è quello di conoscere e far conoscere meglio il territorio, conoscere per noi stessi e far conoscere il territorio attraverso comunque l'esplorazione dei cammini già esistenti, e quindi un trekking praticamente fra borghi, sentieri, natura, boschi e quant'altro, e fare in modo che attraverso appunto l'esperienza del cammino ci fosse comunque una condizione di recupero della propria dimensione psicologica, della propria dimensione umana, questo rapporto con la natura che ci avvicina molto di più a una riflessione interiore su noi stessi. La ricerchiamo in tanti aspetti, no? Dal mio punto di vista, ecco, l'esperienza del contatto con la natura, del camminare a passo lento, farlo in maniera singola o con tante altre persone, diventa un momento di esperienza profonda che vale la pena comunque in qualche maniera suggerire e far sì che possa essere comunque vissuta sotto le più diverse forme, le più diverse esperienze. Ecco, quindi, ma hai ragione, è un'esperienza che si sta perdendo, questo contatto con la natura, no? L'essere umano lo sta perdendo un po', quindi torniamo a riprenderla. Sì, ci sono aspetti, come fai notare tu, che tutti i processi di carattere tecnologico, civilizzazione eccetera, ci allontana, no? Fortunatamente l'Umbria ha delle caratteristiche tali che, se diciamo ben presentate, ben sviluppate, ci può permettere a tutti gli effetti la possibilità di recuperare questo rapporto uomo-natura che, come dice, si sta sempre più perdendo. Tuttavia molti movimenti, e una di queste è chiaramente rappresentata dall'associazione Natural Slow Life, si muove in questa direzione, ricucire questo rapporto, questa distanza fra perché l'uomo va sempre di corsa, invece la natura ci dice andiamo piano, ci impone questa lentezza. Sicuramente è la condizione migliore, certo, una proiettarsi nella natura significa comunque in qualche maniera rallentare i propri ritmi, fare in modo che attraverso il respiro, attraverso chiaramente ogni cosa al momento anche giusto, l'amicizia con delle persone con le quali comunque ti avventuri, in questo caso, perché poi a tutti gli effetti è un'esperienza, un'avventura,
ti permette chiaramente un buon recupero della tua dimensione e di chi ti circonda, proprio in relazione a questo rapporto diretto che c'è, questa immersione che c'è nell'ambiente. L'Umbria ha delle caratteristiche importanti, magari ecco, ne parleremo anche più in dettaglio, anche su quello che potrebbe essere il nostro tipo di approccio dell'associazione, attraverso chiaramente delle idee che ci sono venute. Grazie Francesco Mignani. Dunque, Monia Fabio, ecco, la vostra veste, chi siete, di cosa vi occupate dunque? Monia. Io sono Monia Pellafiocche e sono la presidente dell'associazione Natural Slow Life, e quindi diciamo rivesto questo ruolo istituzionale, ma non solo, perché occupandomi comunque di sport, praticando sport da sempre, e con Fabio abbiamo trovato questo accordo e ci troviamo in accordo nel promuovere il territorio, il nostro territorio, come diceva Francesco, l'Umbria, in particolar modo la Valle Umbra, che noi reputiamo di particolare importanza. Quindi diciamo il tratto che va da Assisi Spoleto, quindi la Valle Umbra, quello che era proprio l'anima antica e più cruda dell'Umbria, ma per noi riveste una particolare importanza. E quindi ci occupiamo, attraverso l'associazione, di promuovere in particolar modo la campagna, la collina e le parti appunto anche più alte di questa zona dell'Umbria, che ci sta particolarmente a cuore e ci piace in modo particolare. E vorremmo che fosse conosciuta in maniera migliore sotto tutte le sfaccettature, quindi camminando, quindi attraverso i cammini, attraverso l'uso della bicicletta, delle bike, ma anche delle bici muscolari, e a cavallo, perché comunque è una modalità appunto naturale, no? Per conoscere i nostri territori, e comunque tutto a passo lento, perché la lentezza è diciamo il ritmo e la velocità che ci riconnette con uno stato di benessere. Questo per noi diciamo è una sorta di comandamento. E oltre a questo, noi ci occupiamo anche di la nostra associazione, essendo una SD, quindi una associazione sportiva, ma anche una APS, si occupa anche di promozione sociale, ovvero abbiamo in essere e comunque abbiamo avuto in essere dei progetti che si occupano di promuovere appunto a tutti questo tipo di approccio. Abbiamo avuto dei progetti dove una parte dell'incasso è stato devoluto in beneficenza, non solo ad associazioni magari distanti, che possono sembrare un po' distanti da noi, tipo ospedali di altre regioni per esempio, ma anche realtà locali. Io in modo particolare sono un clown di corsia nell'ospedale di Foligno e svolgo quindi questo diciamo servizio, ovviamente volontario, di volontariato, nel reparto pediatrico. Quindi ecco, diciamo che è un'associazione che si occupa sì di cammino, sì di attività diciamo nella natura, ma è un'associazione che spazia, è eclettica diciamo come spirito, ma anche per la natura fondamentalmente nostra, ovvero mia e di Fabio, quindi del lavoro che facciamo. Io sono una massofisioterapista come Francesco e mi occupo di sport, perché insegno al settore giovanile della mia squadra di triathlon, che è uno sport che pratico e quindi ho sempre a che fare comunque con un pubblico giovane, con un pubblico con bambini dai 6 e ragazzi fino ai 17-18 anni. E Fabio poi lo dirà lui stesso, comunque sia, si occupa fondamentalmente di comunicazione e di grafica. Ecco, abbiamo diciamo, sembrerebbe che tutto questo possa non entrarci niente o entrarci poco con diciamo, l'approccio
al verde e alla natura. In realtà da questa nostra passione per l'Umbria nasce proprio questa esigenza di far conoscere questa terra nella maniera corretta. Il cuore verde. Esattamente. Non dobbiamo mai dimenticare l'ossigeno. Fabio, complimenti per quello che fa, complimenti, grazie, l'ho ascoltato attentamente, grazie. Ne abbiamo bisogno di persone come lei. Allora, io sono un grafico da circa 30 anni e da 20 faccio promozione del territorio. In questa promozione del territorio noi abbiamo fatto anche eventi e manifestazioni e alla fine abbiamo deciso con la pandemia di iniziare questo tipo di percorso, di essere autonomi. E la cosa principale dove noi ci siamo agganciati è la scoperta dell'Umbria minore, perché noi crediamo che viene molto bene promossa l'Umbria, quella più conosciuta, ma noi in realtà abbiamo un grande patrimonio dell'Umbria minore, dei piccoli borghi rurali, eccetera. E abbiamo preso adesso in esame l'area della Valle di Francesco, la Valle Spoletana, perché noi crediamo molto in questo territorio. Perché, una valle meravigliosa, la Valle Spoletana. Perché crediamo che ci sia tutto, ci sia. Agganciamo quindi questi percorsi, questi itinerari, sia a piedi, sia in bicicletta, sia per le fasce di età di adulti, ma soprattutto anche per bambini. Noi crediamo molto nel progetto per bambini, perché li consideriamo il nostro futuro, e a questo abbiamo agganciato un progetto che si chiama Semi di Cultura, dove in questo progetto noi interagiamo con loro seguendo la loro altezza, come diciamo noi. Quindi abbiamo costruito un progetto che si chiama Kids Urban Trek, per esempio, dove fa scoprire il territorio in una maniera completamente diversa. Noi crediamo che queste soluzioni possano dare un imprinting per una conoscenza diversa del territorio. Grazie, grazie Fabio. Dottor Mignani, giudica importante promuovere l'esperienza del cammino come attività per tutti, ma anche come attività da inserire nei percorsi scolastici? È un'esperienza che questa di cammini, che porto avanti anch'io da tempo in maniera personale e poi successivamente accompagnato da tutta una serie di manifestazioni che ho avuto modo di realizzare quando un po' di tempo fa mi occupavo del benessere dell'attività sportiva dei cittadini di Assisi in qualità di assessore, assessore allo sport, assessore alla scuola. In quella circostanza ci si è resi conto che comunque aggregare le persone intorno a un tema fondamentale che era quello del benessere, degli aspetti salutistici, eccetera, aveva una valenza nel momento stesso in cui tutto questo era proiettato verso il contatto con l'esterno, con la natura. Parlo dell'esperienza ovviamente di Assisi, ma si può estendere chiaramente questa esperienza in qualsiasi altra circostanza del territorio umbro, perché le peculiarità che sono state ricordate nel nostro territorio, da appunto gli aspetti legati a piccoli borghi, a situazioni che comunque hanno a che fare con le realtà anche cittadine che sono meno conosciute, eccetera, ovviamente in qualche maniera andavano sviluppate, promosse, e attraverso diverse esperienze questo messaggio ho cercato di darlo ovviamente alla cittadinanza, a un gruppo di persone che hanno capito l'entità di questo messaggio, e si è cominciato un attimino a fare che cosa? A strutturare, anche perché poi la politica comunque è un mezzo, una mediazione importante, se viene comunque sfruttata adeguatamente. Importantissima. Si è cominciato un attimino a seguire un pochettino e a dettare un po' delle coordinate, e quindi la gente ha cominciato chiaramente a muoversi di più, ad esplorare meglio il territorio, farlo soprattutto, come ricordavo prima, nel contesto del nostro Monte Subasio, che offre anche per quello che lo riguarda le caratteristiche
che gli sono proprie, delle opportunità incredibili di poter vivere all'aria aperta, farlo in maniera socializzante e scoprire delle realtà che sono fatte appunto di piccoli borghi e di storia e di cultura non può assolutamente essere dimenticata nella memoria delle persone, e soltanto vivendo in quei contesti e tracciando percorsi in quei contesti tu puoi mantenerli chiaramente in auge e fare in modo che chiaramente possono essere percepiti, vissuti da coloro i quali sposano questa idea di camminare passo lento. Bravissimo, per i nostri boschi, per i nostri meravigliosi boschi. Questa idea chiaramente adesso sta prendendo un aspetto completamente, non completamente diverso, un'integrazione ulteriore attraverso un percorso che insieme agli amici abbiamo ideato, che è quello del Cammino di Satriano, del quale magari parleremo un po' più dettagliatamente, ma non voglio portare via spazio e tempo ai nostri amici. Ecco, il Cammino di Satriano, quindi il vostro progetto per la valorizzazione, la conoscenza dell'ultimo cammino di San Francesco intorno al Monte Subasio. Diciamo che questo è un progetto che ci sta particolarmente a cuore, nel vero senso della parola, ovvero va dritto al nostro cuore. Perché quando parliamo di San Francesco, che oramai per noi è diventato Francesco, ne parliamo tra di noi, tra noi tre soprattutto, in maniera molto confidenziale, quasi intima, perché la filosofia di San Francesco l'abbiamo particolarmente a cuore. E abbiamo voluto in maniera molto forte ripercorrere quello che è stato, diciamo, il suo ultimo percorso, diciamo, no, di vita, da Satriano ad Assisi. Perché? Perché non è, tra virgolette, soltanto un percorso, non è un attraversamento, non è una camminata, è qualcosa che ti costringe ad andare piano, perché comunque sia in quel tratto la natura è dura, è una natura che si fa aspra, e il passo si fa lento e il pensiero comincia ad andare, diciamo che la natura introspettiva di quel cammino è particolare. E è inevitabile che i pensieri appunto non vadano alle cose di tutti i giorni, ma che vadano oltre. Oltre ovviamente a questo, diciamo, tratto che è molto particolare, il percorso è composto da altri tratti, perché è un percorso ad anello, e quindi attraversa i comuni del Parco del Subasio, Nocera Umbra, Spello, Assisi ovviamente, e Valtopina. È un percorso di più giorni, ovviamente, che può essere fatto in più giorni, può essere fatto una sola tappa, e vi sono ovviamente anche delle aree dove le persone potranno sostare, dove potranno dormire, dove potranno mangiare, proprio perché abbiamo voluto che potesse essere adatto a tutti. Quindi al camminatore, diciamo, solitario, che con lo zaino può partire e avventurarsi, no? Ovviamente è un percorso tracciato, quindi diciamo che l'avventura è limitata, comunque, no? È ben visibile comunque sia. Fino ad arrivare alle famiglie. Ovviamente per gli adulti avrà un tipo di, diciamo, di significato, per i bambini e per i ragazzi avrà un altro tipo di significato, ovvero crediamo che per i ragazzi, appunto, per i bambini possa essere comunque sia un'esperienza, oltre che da un punto di vista naturalistico, perché comunque quello sarà
sarebbe il modo, diciamo, in cui questo tipo di pubblico può vedere questo tipo di percorso, no? Ma anche ripercorrere comunque il tratto, i tratti di, sulla montagna, diciamo, di Francesco, che è il Subasio. Per gli adulti ha un altro significato, perché anche per noi tre, quando andiamo e lo percorriamo, passiamo dei momenti in silenzio. È il silenzio che guida molto spesso, no? È, diciamo, la profondità del silenzio e il senso che trovi quando cammini in questi posti. E sai che magari una persona della levatura di San Francesco possa comunque anche vagamente aver camminato vicino, no? Ecco, è molto emozionante, diciamo così, ecco. Quindi torniamo a contemplare il nostro creato. Assolutamente. Il natural bathing, di cosa si tratta? Che cos'è? Allora, il natural bathing è una nuova metodica che noi abbiamo identificato, e dove la Presidente è in un certo senso la responsabile madre di questo tipo di progetto. Ed è una metodica dove è un'immersione consapevole all'interno della natura, dove in un certo senso sono dei cammini brevi ma molto intensi, perché in queste circostanze si va alla scoperta delle sensazioni che in un certo senso questo cammino può regalare. E sono tutte attività meditative e in un certo senso anche approfondiscono l'elemento natura con l'elemento uomo. E abbiamo avuto la fortuna in questo caso di essere riconosciuti dal CONI grazie all'OXEN, e quindi è una metodica che nasce in Umbria, nasce da noi, nasce con noi, e sono esperienze che ad esempio adesso abbiamo iniziato nel 2023 con la scoperta dei 5 boschi sacri che sono in Umbria. Una è l'abbazia di Sassovivo, poi c'è l'Ermo delle Carceri, il Sacro Speco di Narni. Bellissimo l'Ermo delle Carceri. Per arrivare poi fino a Monteluco e per chiudere poi nel lago di Piediluco su Monte Coscerno, che è quel monte spettacolare piramidale che sta al centro del lago. Quindi è una dimensione nuova, fa parte sempre di questo progetto che noi stiamo coltivando, che è il camminare a passo lento. Noi ci piace non raggiungere una meta di corsa, a noi ci piace il tragitto, non ci piace la meta. La meta è un secondo scopo. Una dimensione nuova, ma anche già conosciuta, no? Bisognerebbe riscoprirla più che altro, questa dimensione che fa parte della dimensione umana, quello che stiamo vivendo un po' disumano, molto disumano direi, dottor Mignani. Quindi lei da bravo politico, cosa dovrebbe fare la politica in modo molto pratico per incentivare questi cammini? Beh, dunque, diciamo che in questi ultimi tempi c'è una grande attenzione anche da parte della nostra amministrazione regionale nei confronti della valorizzazione del territorio. Bisogna dare atto chiaramente all'amministrazione Tesei e chiaramente anche all'esponente si fa portavoce chiaramente della promozione del territorio stesso, che è l'assessore Agapiti, perché attraverso lo staff tecnico del suo ufficio l'attenzione per quanto riguarda appunto la valorizzazione dei cammini già esistenti, parlo della via di Francesco ad esempio, insomma, che è da tutti conosciuta, e anche di quelli che comunque in qualche maniera si stanno formando, ma anche del sostegno alle associazioni di carattere naturalissimo, come potrebbe essere Natural Life, che si occupano ovviamente di queste tematiche, è percepita, è abbastanza evidente. Ci sono dei fondi economici a cui le associazioni che hanno chiaramente danno il loro contributo per la valorizzazione del territorio, fondi ai quali si può attingere
per sostenere chiaramente queste iniziative. Quindi ecco che già a livello centrale, parlo chiaramente della regione Umbra e della condizione chiaramente di promozione della sollecitazione viene fatta anche ai comuni per promuovere appunto le loro ricchezze di carattere naturalistico, storico, artistico e quant'altro, immerse chiaramente in questo fantastico mondo. Allora, lo chiamerei anche un grande parco naturale che è l'Umbria, che poi ovviamente per le sue molteplici sfaccettature vede l'attenzione chiaramente della parte politica, che scopre anche come per incanto, come neanche si sapesse, però con un'attenzione chiaramente diversa, le possibilità di un incoming turistico che passa non solo chiaramente per le componenti di carattere spirituale, componenti di carattere artigianale, enogastronomico eccetera, ma passa anche per queste forme che sono quelle appunto del camminare e scoprire il nostro territorio. Ecco quindi che deve fare la politica: porre attenzione chiaramente alle emergenti strutture che comunque sono sensibili a queste tematiche e cercare ovviamente di sostenerle, coordinare, così come avviene per esempio con l'Unione dei Comuni per quanto riguarda la gestione chiaramente del Parco del Monte Subasio o comunque quello di Martani eccetera, sostenere queste iniziative, strutturarle, coordinarle affinché comunque le risorse ci sono, non vengano dissipate e che vengano canalizzate soprattutto per questa condizione che è non solo da una parte un incoming turistico che ha un'alta valorizzazione chiaramente far crescere chiaramente il nostro PIL e la nostra economia, ma anche per un discorso di benessere fisico delle persone chiaramente che vivono in Umbria, di quelle che comunque sono ospiti. Soprattutto. Poi direi che comunque l'attenzione fondamentale, è stato ricordato anche da Fabio, dell'esperienza culturale, insomma, no? Che certe associazioni portano avanti, perché il Natural Bathing è sì un'esperienza veramente che viene proposta per quanto riguarda una forma di sensibilizzazione, non ci dimentichiamo che si fa anche una certa cultura di quello che potrebbe essere il rispetto dell'ambiente, che non solo immergersi ma anche rispettarlo. E direi che a questo si può aggiungere che cosa? L'esperienza può essere tranquillamente portata nelle scuole, okay? Perché dobbiamo fare in modo che ci sia anche una leva forte, no? E qualcuno cresca anche con questa sensibilità, tenendo conto chiaramente delle varie e molteplici esperienze e anche, perché no, delle persone che comunque per una propria condizione fisica non possono comunque affrontare certi tipi di percorso, e quindi sostenere anche la disabilità affinché possano anche questi godere, ovviamente anche questi soggetti meno fortunati, godere questo tipo di esperienza. La politica quindi ha un ruolo molto importante, determinante, se ovviamente canalizza bene le risorse e gestisce le situazioni, facendo in modo che non ci sia, come spesso accade, non sempre fortunatamente, una speculazione fatta di meri interessi di carattere personalistico, ma che sia votata verso chiaramente gli aspetti di carattere sociale e di promozione del territorio. Speriamo per tutti noi. Grazie dottor Mignani. Dunque riscopriamo la nostra dimensione umana contemplando il nostro fatto per noi meraviglioso creato. Pubblicità tra poco.
Negozio Mai, abbigliamento nel cuore del centro storico di Perugia. Da 20 anni facciamo dell'attenzione alle vostre esigenze il nostro tratto distintivo. Vi consigliamo nella scelta dell'abbigliamento per le vostre occasioni speciali o per il vostro quotidiano. Da Maia potete trovare abiti fino alla taglia 46, borse, collant ed accessori per completare i vostri outfit. Ci trovi in piazza Matteotti 42, nel centro storico di Perugia. Potete seguirci sulle pagine Facebook Maia Abbigliamento Perugia e Instagram Maia Perugia. Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare? O quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza, ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza. Thank you.
l'esperienza dei cammini in Umbria, il movimento lento per la scoperta della bellezza del territorio e la ricerca di una nuova, ma veramente nuova dimensione umana, vecchia come il mondo, nuova in questo senso. Continua, carissimi telespettatori, la nostra puntata molto rilassante oggi. Riprendiamo con dottor Mignani. Sappiamo che lei è un appassionato di cammini, quindi ci racconti la sua esperienza e quali sono i progetti futuri. Ma dunque, l'esperienza nasce chiaramente dalla mia formazione culturale, insomma, la mia formazione anche professionale, quella di occuparmi di salute, ovviamente occupando la salute dei miei pazienti non potevo non tener conto chiaramente della mia. Cioè, i ritmi della vita, anche nelle nostre parti, sono talmente tanti e tali che ci portano chiaramente in maniera quasi scontata, insomma, no? a cercare di trovare comunque qualcosa per poter stare meglio, stare in forma e perché no, quindi perché non farlo sfruttando quelle che potevano essere le peculiarità chiaramente del nostro parco del Monte Subasio. Quindi fin da bambino le esperienze erano quelle di andare a cercare funghi con mio padre, con gli amici di mio padre, o asparagi, quindi questo contatto immediato, abitando poi fra l'altro le pendici del Monte Subasio, non poteva essere diverso. Ho la fortuna chiaramente di aver ereditato, insomma, no? E quindi essermi formato in un approccio che è quello più naturale possibile, quindi stare a contatto con la natura, esplorare quello che ci circonda e anche, perché no, allargare questa esperienza. A mano ovviamente che queste condizioni le fai tu, cerchi anche di proporre qualche cosa che potesse essere in definitiva una proposta in qualche maniera che lasciasse una traccia, un messaggio. Da qui l'idea di proporre insieme agli amici presenti, quindi la presidente e vicepresidente della Natural Slow Life, un tracciato, un percorso nostro. Non c'è niente di nuovo, insomma, su quello che sto per dire, che è stato comunque in qualche maniera annunciato da Monia. Il cammino di Satriano è comunque in qualche maniera anticipato dalla cavalcata di Satriano. Voglio fare quindi un passo indietro, perché storicamente nel 1226 San Francesco, trovandosi per problemi di carattere fisici molto importanti a curarsi in quel di Nocera, si trovava in una situazione chiaramente fisica molto, molto, molto grave. Alcuni cavalieri di Assisi, probabilmente dei nobili, ma anche coloro i quali comunque avevano a cuore la salute del santo, fecero questo viaggio per andare a prendere appunto San Francesco, passando appunto sia all'andata probabilmente che al ritorno per Satriano, che è una località che in questo momento si presenta una piccola chiesa a ricordo, a memoria di questo passaggio di cavalieri. Bene, ci sono delle associazioni in Assisi che non fanno nient'altro che ricordare questa cavalcata, quindi il fatto che San Francesco venne prelevato da Nocera per via delle sue condizioni fisiche portato in Assisi per tentare un ultimo disperato tentativo di cura, passando appunto per Satriano. Quindi l'idea qual è stata? Siamo esperti di cammino, ci piace stare insieme, perché non proporre il primo cammino ad anello del Monte Subasio, che in qualche maniera rievocasse questa tradizione, ma non farlo a cavallo ma a piedi.
Quindi è una proposta veramente che diventa, cercando di farla in maniera strutturata e quindi passando da Assisi a Spello, Spello Valtopina, Valtopina Valtopina Oscera, quindi questo anello intorno al Monte Sacro, al Monte Subasio, al Monte di Francesco, come ricordava Monia, una proposta che diventa allo stesso tempo una non fa che nient'altro che riproporre questa tradizione che storicamente ha comunque una sua importanza, valorizzare appunto il territorio, creare le condizioni per anche un incoming turistico che comunque è determinante, e direi che proprio l'idea di poter percorrere insieme a tante altre persone e perpetuare questa tradizione non poteva che non essere comunque una condizione da sviluppare, da valorizzare. Ecco, quindi il passaggio, Kinka, per risponderti, ma questa chiosa di carattere comunque storico, legata appunto alla tradizione di San Francesco, comunque della storia, il vissuto di San Francesco andava fatta, insomma. Quindi cosa c'è nel futuro in relazione all'esperienza acquisita nel passato? Sicuramente fare in modo che questa proposta venga in qualche maniera fatta propria da tante altre persone, perché comunque fra le tante altre esperienze si possono comunque fare, mi riferisco ai cammini, ma tante altre esperienze si possono fare nel nostro territorio, ci sarà anche questa che in modo strutturale mi auguro possa essere comunque in qualche maniera essere vista con una forma continua di esperienza, cioè non fermarsi soltanto alla semplice cavalcata che viene effettuata una volta l'anno, ma vivere questa realtà del percorso tutte le volte che uno vuole, perché comunque l'idea che noi ci siamo fatti che deve essere comunque destagionalizzata, cioè o perlomeno proposta in tutte le quattro stagioni, perché il percorso va vissuto in estate, inverno, autunno, eccetera, perché si presentano sfumature e dettagli che vanno comunque in qualche maniera come dire, scoperti nella loro essenza. Il territorio cambia, si trasforma e anche noi siamo pronti, vista anche l'esperienza del natural bathing, a ricevere molto da questa energia che il percorso storicamente, ma anche dal punto di vista naturalistico, è capace di offrirci. Quindi riprendiamo queste nostre tradizioni umbre uniche, valorizzando il nostro bellissimo territorio. Che San Francesco è unico, per alcuni aspetti, ovviamente. Grazie dottor Mignani. Il progetto della ciclovia alternativa, un modo nuovo per conoscere la ciclovia Assisi-Spoleto e viceversa. Fabio. Sì, questa è un'altra delle esperienze che noi vogliamo far scoprire, perché la ciclovia Assisi-Spoleto abbraccia i 10 comuni, ma non li tocca tutti quanti. Quindi noi che siamo convinti che un turista debba scoprirlo interamente, abbiamo realizzato questi percorsi alternativi che permettono di agganciarsi dalla, chiamiamola, direttrice principale, che è la ciclovia, con tutti gli altri borghi che altrimenti un turista, un ciclista, non lo scoprirebbe. Questo ci permette così di far vivere il territorio volendo più giorni, quindi non è un attraversamento lineare che parte da Assisi o arriva a Spoleto o viceversa, ma in realtà sono tutti i percorsi ad anello che fanno scoprire i 10 comuni del territorio, agganciandosi a Spello, Montefalco, Bevagna, Trevi, Foligno, Campello e Caseritaldi. Quindi siamo certi e siamo convinti che con questa nuova dinamica la ciclovia esplode sotto il punto di vista storico, artistico e naturalistico, perché i nostri cammini, poi questi nostri percorsi che noi abbiamo costruito, sono tematici. Quindi uno può abbracciare o lo spirito storico o lo spirito sportivo, ma anche lo spirito spirituale, perché abbiamo sempre la fortuna che Francesco in tutti questi luoghi, per esempio, ha lasciato sempre una sua traccia. Ma quello che più ci importa a noi è proprio quello di far scoprire e conoscere il territorio in maniera totale,
grazie alla ciclovia, che è una tratta conosciuta e molto apprezzata, la rendiamo unica in questa maniera. Grazie, grazie Vicepresidente. Presidente, il Kids Urban Natural Trek, le attività per bambini per scoprire sempre ovviamente il territorio, il nostro bellissimo territorio, il cuore verde d'Italia, non lo dimentichiamo. Sì, diciamo che questo è un progetto, potremmo chiamarlo di responsabilità per l'associazione, nel senso che avere, diciamo, a che fare, comunque interagire con i bambini. Parliamo di una fascia di età della scuola elementare, diciamo che dà un compito di tipo educativo e didattico all'associazione. Noi ovviamente per questo tipo di attività ci avvaliamo di collaboratori, di professionisti del mondo della scuola, ma non solo, insegnanti, artisti di strada, giocolieri. Io stessa sono, diciamo, una guida per i bambini. Si tratta, per quanto riguarda il Kids Urban Trek, della scoperta dei borghi, dei nostri borghi, piccoli borghi, a misura di bambino, ovvero noi ovviamente facciamo un sopralluogo preventivo per studiare il percorso che possa incuriosire i bambini, perché i bambini hanno un'attenzione molto limitata e di conseguenza deve essere un percorso molto emozionale. Quindi questo percorso in cui loro vengono guidati con una piantina della città, che è stata appunto viene data da Fabio, abbiamo la fortuna di avere il grafico nell'associazione. In questa piantina vengono messi, predisposti quindi durante lungo il percorso, dei punti di particolare interesse, dove si può giocare, per esempio con dei giochi della tradizione popolare, perché noi siamo molto attenti alle tradizioni. Vorremmo che i bambini fossero, diciamo, depositari anche di queste, delle nostre tradizioni, e quindi i giochi, diciamo, di una volta, no? Quindi il gioco della campana, 1, 2, 3 stella, oppure possono in un altro punto, per esempio, disegnare. Disegnare cosa? Disegnare per esempio la facciata di una chiesa, ma non raccontarla, diciamo, come racconterebbe a noi una guida turistica, ma scoprendo per esempio le forme geometriche che ci sono nella facciata di una chiesa, i cerchi, i quadrati, i rettangoli. In questa maniera loro si appassionano. Certamente. Siamo noi a doverci calare nella loro modalità, diciamo, di visione della realtà, che è una modalità completamente diversa dalla nostra, e noi dobbiamo fare quest'atto di umiltà, di calarci nella loro visione, poiché è una visione che è assolutamente complementare alla nostra e che ci arricchisce. E noi abbiamo presentato, con noi come associazione, abbiamo presentato il progetto Kids Urban Trek all'Associazione Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, perché vorremmo appunto che questo tipo di approccio alla città, diciamo, e al borgo fosse un approccio che diventasse appunto diffuso, nel senso che i borghi dovrebbero avere, a nostro avviso, delle aree, dei luoghi particolarmente deputati appunto ai bambini. Quindi ad esempio, oltre ad avere una piccola area verde, che magari tutti i comuni possono avere, magari un luogo nel museo, per esempio, nei musei, nelle biblioteche, una piccola area dove i bambini possano, diciamo, leggere, disegnare a modo loro, vedere, diciamo, quel posto a modo loro. Loro intanto cominciano a respirare questo tipo, quel tipo di atmosfera, quel tipo di, diciamo, di sensazione che quei luoghi emanano, e in questa maniera noi diciamo, abbiamo la pretesa, diciamo così, di mettere quel seme di cultura che poi magari potrà germogliare quando loro, man mano che crescono, ecco. E rientra appunto, come diceva prima Fabio, il progetto Kids Urban Trek rientra nei progetti Semi di Cultura, che è un progetto più grande che appunto l'associazione ha proprio per i bambini e per i ragazzi. Ecco.
Grazie Presidente. Dottor Mignani, la Presidente ci ha parlato di umiltà. La natura ci insegna una grande umiltà. Cioè, l'essere umano dovrebbe tornare anche a questa umiltà che ci impone la natura, anche perché non è che non possiamo ribellarci più di tanto, perché altrimenti lei ci schiaccia. Dobbiamo essere molto obbedienti. Assistiamo purtroppo a dei fenomeni in cui la natura è spesso vista come un elemento che non viene assolutamente rispettato, insomma. Quindi ci sentiamo paradossalmente padroni, no? Perlomeno ipotizziamo di esserlo, e per questo motivo vediamo che attraverso chiaramente le opere, fra virgolette, civilizzazione, trasformiamo la natura secondo quelli che possono essere i criteri legati alle nostre esigenze, esigenze di carattere economico, esigenze di carattere abitativo, esigenze. E questa completa trasformazione ci abbandona sempre più e allontana sempre più il rapporto che c'è fra quello che potrebbe essere appunto una questione legata... L'uomo è molto distruttivo, autodistruttivo proprio. È un processo veramente di umiltà e di rispetto, perché si potrebbero comunque creare delle condizioni tali per cui questo equilibrio del rapporto uomo-natura e rispetto chiaramente di carattere reciproco possa vedere anche uno sviluppo abitativo, uno sviluppo economico, eccetera, sicuramente nelle forme più consone e che gli possono permettere appunto che questo equilibrio permanga nel tempo. Si parla sempre più frequentemente di sostenibilità, vediamo che siamo veramente completamente immersi da proposte, spot pubblicitari in cui tutto diventa in qualche maniera sostenibile improvvisamente. In realtà sappiamo che non è così, i processi sono lenti. Va fatta una intensa promozione di carattere culturale. Penso che umilmente l'associazione che i miei amici rappresentano, che ringrazio anche per quanto si dedicano a questo tipo di proposta, possa essere comunque una condizione giusta, perché come ricordato c'è il rapporto chiaramente con i bambini, la formazione di questi, tener conto chiaramente della loro creatività, della loro intelligenza. Dai bambini chiaramente sappiamo che spesso pensiamo ai bambini e ci dimentichiamo degli adulti. Gli adulti vengono immediatamente dopo e sono spesso le proposte che si fanno ai bambini che educano gli adulti stessi. Quindi un processo culturale lento, sicuramente. Associazioni di questo tipo devono essere, ripeto, sostenute chiaramente dalla politica. La politica deve fare i suoi passi, perché affinché ci sia una forma chiaramente di penetrazione chiaramente di certi argomenti legati appunto alla natura, sostenibilità, rapporto uomo-ambiente, eccetera, in una maniera nuova, diversa, che non è soltanto quello spot pubblicitario, ma qualcosa che viene veramente interiorizzato e vissuto. Ecco perché il cammino ci fa scoprire tutto quello che ci circonda e dobbiamo comunque rispettare, e ci fa crescere anche se questa esperienza diventa chiaramente un'esperienza vissuta, fisica, un'esperienza di vita, insomma. E tutto questo ci auspichiamo che si possa realizzare. Chiaramente probabilmente non lo godremo appieno noi, insomma, cercheremo ovviamente di fare in modo che attraverso queste proposte riusciamo a pensare che comunque il futuro sarà comunque migliore. Cercheremo di lasciare il mondo sicuramente diverso, almeno un po' di impegno ce lo mettiamo. Il futuro sarà sicuramente migliore, no? Ci lasciamo con questo buon auspicio, dottor Mignani. Speriamo. Davvero
riscopriamo, riprendiamo la nostra dimensione umana, ne abbiamo veramente bisogno, contemplando, torniamo a contemplare il nostro meraviglioso creato, dobbiamo apprezzarlo, perché andiamo sempre di corsa e non ce ne rendiamo conto anche quello che ci sta sfuggendo, ma la natura appunto a un certo punto ci presenterà, ci sta presentando dei conti, quindi riprendiamo la nostra dimensione umana vecchia come il mondo, che la stiamo purtroppo dimenticando troppo velocemente. Ecco, dottor Mignani, sì, voleva aggiungere qualcosa. Ma semplicemente questo, abbiamo degli insegnamenti importanti sotto questo punto di vista. Il percorso di Satriano è un percorso di carattere che si ispira al pensiero francescano, al pensiero di Francesco. Ci basterebbe semplicemente pensare che percorrendo appunto queste vie, queste piccole stradine, attraversando questi borghi, c'è alla base di tutto questo il messaggio che San Francesco ci ha comunicato, insomma, ecco. Se ne parla quotidianamente, se ne parla, e lo stesso Papa Francesco si è ispirato chiaramente al nostro santo. Ecco, diciamo, farci interpreti veramente di questo messaggio in maniera più semplice, perché fondamentalmente parliamo di una cosa straordinaria che si riassume in una grande semplicità che si chiama Francesco. Cerchiamo di essere un po' più francescani sotto questo punto di vista e forse veramente riusciremo nei nostri intenti. Quindi con lo spirito francescano appunto contempliamo la nostra bellissima Umbria, il tesoro inestimabile, il cuore verde d'Italia. Io ringrazio dottor Francesco Mignani, fisioterapista e esperto di discipline olistiche, per questa puntata molto rilassante e alta. E ovviamente a voi, no, complimenti, no? Anche a voi complimenti per quello che fate, grazie di cuore. Monia Pelafiocchi, presidente dell'associazione Natural Slow Life, grazie di cuore. Grazie. Fabio Roscini, vicepresidente dell'associazione sempre Natural Slow Life. Andiamo piano, cari telespettatori, con Calvision sempre, quindi alla prossima con Calvision, perché noi siamo sempre con voi e per voi. Alla prossima. Il programma è presentato da...